sarebbe quello di condurre all'altare la ragazza che ha violato. Ma ognuno è padrone di sedersi sulla botola dell'inferno. Certo, noi possiamo deplorarlo, pregarlo, piangere per loro, ma non possiamo condizionare le scelte altrui con delle bugie. E non dire delle frodi. Eminenza. Lasciatemi parlare. Se voi, come mi avete detto, volete propiziare un matrimonio di sistemazione a questa giovane smarrita, sarà un atto di generosità finalmente degno di voi, del vostro nome e della vostra famiglia. Ma non vi corre nessun obbligo a farlo. Io so come niente. Chi sa che a me? E sarà la tua coraggio. Siete d'accordo voi? Eminenza. Siete d'accordo? Sono d'accordo. Qui non c'è stato mai nessun miracolo. Il rispetto della verità mi impone di dirlo. Il trasferimento di vostro figlio fu ottenuto per l'interessamento di Don Sandro presso un influente alto prelato. Mentre vostro figlio, invece, superò brillantemente l'esame, non per intercessione della Santa Vergine, ma perché raccomandato all'insegnante che Don Sandro conosceva. Eccellenza, eccellenza, ma io vincetti pure la lotteria del Sacro Cuore. Avevo bisogno di soldi. E l'usandomo mi disse, piglia il mio numero, vedrai che la legge ti face vincere. Ma indovinate che numero ha scelto? Il numero 13. E come so io? Sì, signore, proprio il numero 13. Sì, ma in sacrestia trovate il panierino di questa vostra lotteria, eh? C'erano dentro 90 numeri, tutti con i 13. Madonna mia! E come un coglione! Ma fece a me sta fece! Ah! Finalmente pazza batte la moglie! E mo' faccio sfugare tutti gli amici! Eminenza, chiedo il permesso di allontanarmi. Non mi sento tanto più. Capisco, capisco il vostro stato. Che dite? Come fratello vi chiedo scusa, ma come vescovo vi rimprovero. Dine, chiamo gente. Devo capisci con Manuia, non può stare da tutta questa cubatura di gente onesta. E voi sentite a me, dovete la scarpa stretta, che facile calda. Dovete la scarpa stretta, e me nato non faccio a cocco lungo. Ma chi è questa tu? Il cane di Sandro. Santo siete tu, che come sono vado a puntare la mossa. Vabbè, non faccio niente. O caro, se la cavolo mi è coscia. Donna Bondio! Non lo potete permettere, simili confidenze. Ma che c'entra Donna Bondio? Eminenza. Ebbene sì. Io sono colpevole. Molto, molto colpevole. Ti prego, mi vorrei confessare. Domani, domani. No. E poi domani partito. Io mi voglio confessare con voi. E ho bisogno di certe cose, dei pensieri peccaminosi che mi passano per la mente. Mi faccia ricevere subito, se non riesco a è come se fosse in punto di morte. Beh, allora in un caso così urgente io non posso sottrarmi al mio dovere. Vi prego, lasciatemi solo con lui. Attendiamo già qui, ma prima permettete la parola. Eminenza. Voi avete portato la luce radiosa che mi chiama tutti gli scuole. Sai come mai ci ne fanno? Parla Sandro, dimmi, qual è il pensiero peccaminoso che ti passa per la testa? Che tu sei un miserabile. Sei un farabutto. C'è un figlio di una baldata! Ma che dici, padre? Io ti farò... Non lo potrei dire! Questo è il confessivo. Perciò tu mi asso, chi è che ha stato? Non vi deferisci a nessuno. Né a voce, tanto meno per iscritto. Perché non puoi sapere il segreto della confessione. Perciò mi approfitto per dirti che sei un miserabile. Tu vai manco da me, né come uomo e tanto meno come sacerdote. Ma come osi? Io nella mia vita. Io conosco vescovi e cardinali erano degni dell'abito che indossavo. E di fronte a loro io mi inchino. E non faccio solo le mani, faccio anche i piedi. Ma tu non lo puoi portare. Basta! No! Non ho finito ancora. Sciocco mi ha sentito fino a lui. Io
inventato qualche miracolo. Ma questi sono contadini. Hanno bisogno di vedere ogni tanto una grazia. Se non la vede se ne va. E senza figli. Sono degli sperati. Con le mie bugie ho portato pace e serenità in tante famiglie. Tu no. Poi sei arrivato tu a fare giustizia. Una giustizia cattiva contro la menzogna pubblica. Mi resi infelice. Questo è il peccato di lesa umanità. La Chiesa non può vivere sull'inganno, sulla bugia. Maledissila! Smettila con questa commedia. Non ti vincerare di questi solenni parole. Tu non l'hai fatto per giustizia. L'hai fatto solo per interesse di famiglia. Nessuno ti ha mandato. Ha chiamato donna bianca. E tu sei a corso. Sei sceso in campo con tutti i tuoi paramenti. Con una povera ragazza. Contro un bambino innocente. Tu sei in cella di contadino. Questo è un peccato grandissimo. No, non ti assolvo. Sono io che non ti assolvo. Non mi avvolga! È una scarpa stretta che mi fa troppo male. Non ce l'ho. Quella devo dare. Dove vuoi buttare? Dove vuoi buttare? Assoluta! In nome del padre, del figlio di questo. Ma dove vai? Oh,
Ma come risponde, Andre, che si trova con te?